E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porteremo la rubrica shopping del guantone, il mio guantone. Nel video vi faremo vedere come è fatto e come l'ho ordinato e come l'abbiamo customizzato. Per chi non lo sapesse, personalizzato. Solo la Dominate sapeva come volevo farlo e anche perché è l'unica azienda che lo fa come lo vuoi. E non dimenticatevi di iscrivervi, di lasciare like, di attivare la campanellina e di mettere un commento. La campanellina serve per vedere quando vengono fuori altri contenuti. E vi lascio il link in descrizione del video The Gift dove l'ho ricevuto per il mio compleanno. Quello sarebbe un unboxing. E anche il sito della Dominate, dove potrete anche voi customizzare il vostro nuovo guantone. Il codice sconto è TBF, che sta per The Baseball Family, seguito da 10, che è lo sconto del 10%, e Custom Glove. Ma affrettatevi, perché è limitato solo i primi 5 guantoni personalizzati. Comunque trovate tutti i dettagli del coupon in descrizione. Io sono Ettore Wieser e questa è la Baseball Family. Viva il baseball, viva la vita! Dominate! Quindi basta con le chiacchiere e andiamo al video. Sigla! Oggi parleremo di attrezzature, ovviamente di baseball ed in particolare del guantone. Il guantone da baseball in questione è della Dominate, che è leader nel mercato italiano di attrezzature per il nostro sport. A proposito, lo sapete cosa dice la tagline di questa azienda? 90% mental. Parte del famoso aforisma di Yogi Berra, indiscusso campione americano di baseball degli anni 40, 50 e 60. Infatti, fu lui a coniare questo detto: il baseball è 90% mentale ed il resto è fisico. Tornando a questo prodotto, dobbiamo ricordare che con un ottimo rapporto qualità-prezzo vi garantirete un guanto che vi durerà a lungo e con delle caratteristiche uniche in termini di resa e comfort, perché è confezionato con estrema cura e con materiali eccellenti. Chi poteva creare un guantone del genere se non un giocatore di baseball? E che giocatore! Alex Maestri, pitcher del San Marino, oltre che della nazionale italiana, con infinite esperienze e ammirati in svariati diamanti nel mondo, come Stati Uniti, Messico, Giappone, Corea del Sud ed Australia. Lui ha saputo crearlo, capendo cosa mancava o cosa si poteva migliorare in un guanto. Questo è il mio personalissimo guantone personalizzato in tutto, dai colori alla forma, passando per i dettagli come la bandiera ed il mio nome, soprannome e cognome, oltre che al mio numero di casacca. Puoi scegliere i colori della parte esterna ed interna, della rete e dei lacci con infiniti colori e tipologie di trama della pelle, traforata, mimetica, eccetera. Fatto in pelle bovina, di buono spessore ed imbottito, vi permetterà un'ottima presa senza risentire anche di lanci da 100 miglia. Beh, sicuramente non i miei. Magari. I colori sono brillanti e duraturi e con un adeguato trattamento farà sempre una bella figura nel diamante se li indosserete. Di sicuro non passerete inosservati, ma quel che importa è che adopererete un guanto che potrà durarvi molto molto a lungo, con un marchio che è una garanzia. Ma ora mio fratello Enea vi farà vedere come si ordina e come si personalizza un guantone. Che carini! Andando sul web, digitando Dominate, cliccando sul primo link, e si apre la pagina di Dominate, dove c'è anche mio fratello Ettore e Alex Maestri. Si può personalizzare il proprio guanto cliccando sul tasto personalizza, cliccando sul guantone a sinistra. Quella a destra invece è della serie Pro. Ci sono vari guanti da pitcher, catcher convenzionale, catcher fastback, catcher softball, prima base,
prima base fastback, da infield e da outfield. Clicchiamo su quello da pitcher. Poi si può personalizzare sul tasto personalizza, scegliendo che disciplina, baseball o softball. Con che braccio si lancia, con la taglia e con il trattamento del guanto. Taglia. Il trattamento del guanto. Per renderlo più morbido e proteggerlo. Una volta entrati si può scegliere cosa personalizzare con i colori, web type per cambiare il colore della rete, i lacci della sacca, shell, la parte esterna del guanto, i lacci, la scritta Dominate sulla parte esterna del guanto. E addirittura anche il simbolo della Dominate. Si può scegliere anche una bandiera. E si può scrivere anche un nome, il proprio nome. E anche il numero della casacca. Cliccate su aggiungi il carrello. E partirà l'ordine del vostro guanto personalizzato. Potete ordinarlo da PC, tablet o smartphone. Questo era il guantone! Alla prossima! Se vuoi dominare in campo, indossa e usa Dominate, il marchio italiano del baseball. L'aforismo di oggi è questo: There is no I in team. Tradotto in italiano, non c'è un io in una squadra. E siccome le poesie non si spiegano, e nemmeno gli aforismi, arrivateci da soli! Haha! Volevate voi! Non voglio spoilerarvi niente, quindi vi lascio al film. Oh, e ne parla. Go. Ciao ragazzi, benvenuti oggi nel Film Corner, che abbiamo volutamente chiamato così perché film ormai è diventato una parola comune nei nostri giorni per identificare una pellicola, nonostante negli Stati Uniti un film si chiama movie. Oggi vi presentiamo L'Uomo dei Sogni. Ma abbiamo tantissimi film che parlano di baseball e ne abbiamo visti tanti, ma questo qua è un film che mi è piaciuto particolarmente. Perché innanzitutto c'è un bravo attore che è Kevin Costner, è una bella trama. Ray Kinsella è un agricoltore che si è trasferito da poco in Iowa con sua moglie e sua figlia, e mentre camminava nell'erba alta del suo campo di Gran Turco sente una voce che gli dice: se lo costruisci lui tornerà. Pensa di essere un sogno. Ma qualche giorno dopo risente questa voce e si decide di costruire un campo da baseball regolamentare, quindi con dimensioni reali, dietro la sua abitazione. Una notte si sveglia e vede che all'interno del campo stavano giocando delle persone, una squadra dei White Sox, persone che erano fantasmi. Questa squadra era la squadra del 1919 che fu eliminata dalle World Series per aver venduto una sua partita. Ray non crede ai propri occhi, però la sua missione non finisce qua, e infatti risente questa voce che gli dice, lenisci il suo dolore, e quindi dovrà ricercare altre persone. Questa è una piccola parte della trama del film, non voglio spoilerarvi niente, quindi questo film merita, infatti ha vinto diversi premi. Come attori principali vi cito Kevin Costner e Ray Liotta, e nel suo ultimo film anche Burt Lancaster. Mi sono dimenticato di dirvi che il titolo originale dell'Uomo dei Sogni è Field of Dreams.
cioè il campo dei sogni. Per quanto riguarda le curiosità, vi ricordo che Field of Dreams esiste ed è un campo che si può visitare e si può giocare una partita di baseball. Il film è girato e prodotto negli Stati Uniti ed è del 1989, tratto dal libro di William Patrick Kinsella, Shoeless Joe, che tratta dello scandalo che vi ho citato prima. Gli eroi si ricordano, ma i miti non muoiono mai. Questa è la citazione all'interno del film L'Uomo dei Sogni. Una citazione è un aforisma da ricordare. Questo è tutto per il Film Corner, ci vediamo al prossimo Corner. We are baseball players and vloggers. The Baseball Family. Vi aspettiamo per un'edizione straordinaria lunedì 29 marzo 2021, questa volta alle 12.12, per ricordare insieme Giaguaro al secolo Luciano Miani, ad un anno esatto della sua scomparsa. Non mancate! Viva il baseball, viva la vita! Bye bye, 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 ciao! Yes, sir! Questi sono buoni veri bloopers. Bloopers! Ok, fermo.